anche perché sono pochi concetti che voglio così trasmettere. Noi siamo assetati in filosofia. Ecco, c'è un problema però, come tu pensai, caro Massimo, con la filosofia, perché ogni filosofo che si rispetti ha un vizio, diciamo, il vizio di lodare il suo maestro e poi di demolirlo, diciamo. Perché faccio l'esempio di Schopenhauer che diceva Kant, il mio maestro straordinario, ma aveva anche un gusto di Kant nel suo studio, poi però lo ha demolito completamente, ha scritto un saggio dove ha detto sì, è un grande però non ha fatto niente. E questo è inevitabile, perché sennò non avrebbe senso un filosofo successivo, no? Se ha capito tutto quello prima, quello dopo cosa sta, cosa ci sta a fare. Questo come piccola chiosa. Parlando di questo straordinario filosofo, che è Jean Baudrillard, che ha colto effettivamente dei punti sostanziati, no? Per quanto riguarda quello che tu dicevi, il Grande Fratello, soprattutto il problema filosofico dell'immagine e dello spettacolo, che sono due punti decisivi. Però Baudrillard ha un po' scoperto l'acqua calda, diciamo, perché in realtà già Cartesio aveva formulato nelle sue Meditazioni Metafisiche, opera leggibilissima, non è poi così difficile, perché poi Cartesio la scrisse proprio per il grande pubblico, voleva scrivere un'opera accessibile a tutti. In quest'opera Cartesio ipotizza che tutta la realtà che noi vediamo è in realtà una messa in scena, è un grande spettacolo ideato da una divinità cattiva che si diverte a farci degli scherzi, perché aveva fatto questa ipotesi. Chiaramente poi il discorso sarebbe lungo, in realtà poi Cartesio voleva dimostrare che Dio non è cattivo, che in realtà questa realtà non è fasulla, che c'è invece una costruzione positiva. Vabbè, questo poi ci porterebbe altrove, però l'idea è già in Cartesio, no? Lui scrive delle pagine straordinarie, modernissime, veramente rileggetevi quando lui dice: io mi affaccio alla finestra e vedo uno di spalle che cammina, come faccio a sapere che non è un pupazzo con le molle e sopra gli hanno messo dei vestiti? Perché ricordo che nel 600, nell'epoca di Cartesio, già c'erano i primi automi, Sandro lo sa bene, c'erano addirittura degli automi che giocavano a scacchi, quindi c'è il discorso del reale virtuale già seicentesco, cioè già all'inizio della tecnologia. E questo giusto per dire che Baudrillard arriva, è l'ultimo, il primo è stato Cartesio, in realtà si potrebbe andare ancora prima, ma per motivi di tempo, insomma, mi limito a Cartesio. Cosa dice però Baudrillard interessante? A me ha colpito una frase, che è quella sulla quale vorrei appunto fare questa breve riflessione, poi magari lo discutiamo insieme. La cito perché l'ho sottolineata, proprio perché è molto forte, e lui dice: lo spettacolo della banalità è il vero porno di oggi. Questa è una frase molto forte, no? Segnata in questo momento. Siamo connessi, interconnessi. Ecco, questa cosa, no, della pornografia, che poi in realtà i filosofi parlano raramente della sessualità e di tutto ciò che è osceno, perché è difficile fare filosofia sull'oscenità. I filosofi sono sempre su dei territori, diciamo, puri, da un certo punto di vista, un certo pudore dei filosofi, anche su questo ci sarebbe da discutere. Comunque, cosa vuol dire che lo spettacolo della banalità, cosa ci vuole dire questo filosofo? Perché lo spettacolo della banalità è il vero porno? È una frase che andrebbe analizzata. Adesso in realtà non c'è tempo per fare un'analisi veramente esauriente, totale di questa cosa, però qualche cosa si può dire. Innanzitutto, focalizzarci sulla banalità. Che cosa è banale? Cioè, cosa si intende per banale? Questo è difficilissimo, perché ciò che è banale adesso magari non era banale 100 anni fa, e quello che è banale adesso non lo sarà tra 100 anni. Quindi, chiaramente, se Baudrillard dice questa cosa in riferimento al discorso come Grande Fratello, bisogna capire intanto la banalità oggi, cos'è la banalità contemporanea. Questa banalità lui la individua come una sorta di manifestazione continua, come un tenere, non tenere mai nulla di nascosto, cioè che bisogna mostrare tutto, che tutto deve venire allo scoperto. Infatti c'è quest'altra frase che lui dice: non mantenere nessun segreto, parlare, parlare, comunicare instancabilmente. È chiaro che anche questa è una tendenza che non c'era nei secoli passati, anzi nei secoli passati le cose erano tenute in segreto anche per motivi di sicurezza personale, viste diciamo certe forze, certi poteri politici, non solo, che no, minavano certe cose, certe verità.
però anche questo è vero fino a un certo punto, secondo me. Cioè, è vero che programmi come il Grande Fratello, ma la televisione in toto è strutturata in questo modo, cioè proprio per un disvelamento totale, per citare un po' Heidegger, cioè questa cosa che nulla deve essere tutto nascosto, tutto deve andare fuori, continuamente. A che scopo? Questa è una domanda che noi dovremmo porci. Cioè, a che scopo questo rivelare continuo? Se io non do nemmeno un senso a questo rivelare continuo, se questa comunicazione instancabile alla fine l'unico risultato che ha è quella di stancarci, perché poi ricordo anche che per fare una riflessione, un'analisi di senso, occorre una certa energia, e questo rivelare continuo è stancante. Dopo non ho nemmeno le energie per dare un senso a quello che sto ricevendo. Poi c'è anche un altro discorso, un secondo punto. Non è nemmeno vero che tutto viene rivelato, e quindi collego a un punto a me caro, che ha un valore filosofico, culturale. Chi mi conosce insomma sa che io tocco spesso questo punto, che è quello delle recenti scoperte scientifiche, che non vengono molto rivelate, per esempio la fisica quantistica. Cioè si svela tutto tranne questo. Perché? Ecco, io ho una mia ipotesi. Negli anni '80 un fisico di chiara fama, era assistente di Einstein a Princeton, quindi non era l'ultimo arrivato, questo fisico appunto si chiamava David Bohm, vi invito a cercarlo su internet si trova tutto, però se nessuno sa che esiste David Bohm non lo troverai mai, quindi vi invito a cercarlo. In un'intervista degli anni '80 David Bohm disse: gli elettroni si comportano come le persone. Frase testuale. Cioè, questa frase è ancora più potente di quella di Baudrillard, è solo che io non l'ho mai sentita in televisione. O se l'hanno data alle 4 del mattino, non l'hanno data in prima serata su canale 5. Allora vi invito tutti a questa riflessione, no? Che cosa vuol dire che gli elettroni si comportano come persone? Se questo è vero, allora tutto il materialismo, tutto il paradigma scientifico degli ultimi 3 secoli va a farsi benedire, o quantomeno dovremmo rivedere completamente il discorso meccanicistico. Se le particelle sono come persone, allora vuol dire che hanno una coscienza, hanno un'intelligenza, hanno anche dei sentimenti. Come hanno scoperto intanto? Perché uno di voi potrebbe dire: ma come fa questo a dire una cosa del genere? Hanno fatto un Grande Fratello sugli atomi. Nei primi anni del Novecento hanno fatto degli esperimenti, perché in fondo il Grande Fratello è un esperimento, anche su un esperimento non sugli elettroni ma su delle persone vere e proprie, di cui poi ci parlerà Ilaria, ma l'esperimento sugli elettroni erano questi scienziati che erano un po' come gli spettatori televisivi, che osservavano un po', vediamo questi elettroni, se li mettiamo alle strette cosa fanno? E sì, visto che l'elettrone, la seconda di come viene osservato, diventa una cosa oppure un'altra. Ecco perché. Però questa rivoluzione culturale della fisica quantistica non è avvenuta. Cioè, io vi faccio questo esempio, cioè la rivoluzione copernicana ha cambiato l'umanità, penso proprio di sì. Galileo Galilei ha cambiato l'umanità, cioè le rivoluzioni scientifiche, se sono serie, devono portare a una rivoluzione culturale, politica, economica. Bene, questa cosa da noi non c'è, cioè da noi, proprio parlo a livello di umanità, di occidente, come volete voi, a livello planetario globale, non avviene. Perché? Forse perché andrebbe a minare completamente una certa struttura sociale. E quindi invito anche voi ragazzi che fate teatro, che fate pittura, cioè dovreste fare una ricerca e magari potreste creare una cosa che manca: il teatro quantistico, la pittura quantistica, la politica quantistica, manca completamente. L'unico forse che ha accennato una pittura di tipo quantistico è stato Salvador Dalí, è stato forse l'unico, ma in modo ancora impreciso. Se voi andate a vedere le ultime opere di Dalí, hanno dei titoli molto strani, tipo Scomposizione atomica di Dalí. Dalí non era studiato, Dalí si andava a studiare le ultime scoperte della fisica. Però Dalí non conosceva David Bohm, che io sappia. Quindi potete partire da dove Dalí è iniziato, e Dalí è stato proprio uno dei primi, ma non mi risulta che altri nel teatro, nella musica, hanno iniziato questo discorso. Quindi io critico Baudrillard nel senso che è vero, tutti i segreti vengono detti, ma non quelli importanti. Cioè questo qui della scoperta quantica o quantistica, che quantomeno dovrebbe mettere in crisi certi paradigmi dell'essere umano, non avvengono. Quindi questo è un punto importante. Certo, non si può pretendere che vengano messi dei fisici quantistici nel Grande Fratello, ma poi
odiare nessuno. Però questo a me dà lo spunto per questa riflessione. Cioè, non è sbagliato in sé il Grande Fratello, la televisione. Il problema è sempre la direzione e lo stato di coscienza con cui si fanno le cose. È chiaro che certe cose, o per ignoranza o per interesse, non vengono dette. E questo a me non sta bene. Non sta bene come intellettuale. Non mi sta bene, per esempio, che in Italia un documentario sulla fisica quantistica arrivi 10 anni dopo che in Francia e in Germania. Questo a me non sta bene. Vuol dire che noi veramente dobbiamo un po' toglierci dei panocchi. Questo lo dico proprio anche a me stesso, perché io queste cose che 10 anni fa non le sapevo, però sono 20 e 80 anni. Quindi è un discorso molto lungo. Vado alla conclusione. Quindi la banalità alla fine che cos'è? La banalità vera è la mancanza di una conoscenza più profonda. Questo è il punto. E per una conoscenza più profonda ci vuole tempo, ci vuole spazio, ci vuole silenzio, non si può bombardare continuamente chiunque. Poi è chiaro che a me fa ridere Baudrillard quando dice il pubblico è sotto il pubblico, al telecomando, giustissimo. Cioè le persone sono libere. Poi si potrebbe riflettere sul perché milioni o anche 1000 persone si identificano con uno spettacolo come il Grande Fratello, evidentemente perché anche la loro vita è simile a quella delle persone del Grande Fratello, cioè sono incapsulate in un sistema rigido. Io stesso lo guardavo, io mi ricordo, guardavo l'edizione dove c'era Ilaria, perché mi identificavo con delle persone in gabbia, tra virgolette, perché anch'io ero in gabbia nell'ignoranza e in tante altre cose. Quindi c'è un processo lungo da fare. Vorrei concludere con una citazione fresca, che diciamo si collega a Baudrillard, ma non è Baudrillard, che tratta da un poema indiano che è stato scritto 5.000 anni fa, è Ramayana, che è un po' l'Odissea, l'Iliade degli indiani. E in questo verso si fa proprio riferimento allo spettatore. È un verso che ha a che fare anche con lo yoga, che è una disciplina filosofica molto seria, non ha niente a che vedere con lo yoga delle palestre che si fa da noi. Questo verso, scritto 5.000 anni fa, dice: felice è colui la cui mente è interiormente fredda, libera da attaccamento e da odio, e sa guardare a questo mondo solo come uno spettatore. Grazie.